Importanti novità al 51esimo stormo. Giuramento solenne per il corso Delfo II. Il 61esimo stormo brevetta 4 nuovi piloti fighters. Bentrovati con le notizie di Video News. Entro la fine del 2018 il 51esimo stormo assumerà un ruolo ancora più importante grazie all'arrivo dei velivoli della difesa aerea. L'annuncio della novità che interesserà la base trevigiana è stato dato dal generale di divisione aerea Silvano Frigerio, comandante le forze da combattimento, in occasione del cambio di comando avvenuto il 3 luglio tra il colonnello David Morpurgo e il colonnello Massimiliano Pasqua. Un nuovo compito sarà quindi assegnato al 51esimo stormo, che diventerà così un ulteriore perno per la difesa aerea del paese, con l'arrivo degli Eurofighter che, come noto, garantiscono 365 giorni l'anno la difesa dei cieli. Il 29 giugno la città di Taranto ha ospitato una cerimonia davvero importante per i giovani volontari dell'aeronautica militare. Ma vediamo nel servizio del nostro inviato di cosa si tratta. Allievi del corso Delfo II, lo giocate voi? 424 allievi volontari in ferma prefissata di un anno dell'aeronautica militare a conclusione del corso di formazione a carattere generale sono stati protagonisti del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Un momento importante e significativo svolto alla presenza del capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare, generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, che con queste parole ha sottolineato l'importanza dell'atto di giuramento. Il giuramento di fedeltà alla patria significa mettersi a disposizione della comunità, mettere se stessi fino all'estremo sacrificio della vita, qualora fosse necessario, è una riflessione profonda, è un qualcosa che caratterizza il nostro modo di essere e così deve essere per tutto il nostro personale. Questi ragazzi penso che oggi lo abbiano fatto con profondo convincimento. La Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto è l'unico polo formativo nazionale per il personale di truppa, destinato a prestare servizio in aeronautica militare, e provvede alla sua formazione di base e alla istruzione professionale specifica. La formazione è uno dei pilastri dell'aeronautica militare, anzi direi che la formazione, l'addestramento, la preparazione professionale per noi è in modo continuo. L'aeronautica è una learning organization, è proprio sulla formazione che investiremo nel futuro per avere dei uomini e delle donne che sappiano proiettarsi con innovazione verso un continuo cambiamento. A distanza di 21 anni dall'ultima volta, il giuramento ha avuto luogo sul lungomare della città di Taranto, un'insolita ma significativa cornice realizzata grazie alla collaborazione tra l'aeronautica militare e il comune. Siamo molto contenti e ringraziamo questi uomini perché ci insegnano anche che, come dire, anche con piccoli gesti simbolici, oggi le frecce ce l'hanno mostrato che se recuperiamo i nostri valori, come fa l'aeronautica, c'è ancora modo di essere orgogliosi di essere italiani e di guardare con fiducia al futuro. Una cerimonia ricca di emozioni che ha visto protagonisti gli allievi giurandi, circondati dal calore dei propri familiari e dall'intera collettività tarantina che li ha idealmente abbracciati sostenendoli durante tutto l'evento. Ad impreziosire la giornata, il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale che ha colorato il cielo del nostro tricolore. I neo brevettati piloti Alberto, Massimo, Luca e Francesco hanno ultimato la fase 3 alla scuola di volo di Galatina. Vediamo il servizio. Il 27 giugno è la data che sicuramente ricorderanno i quattro piloti fighters del corso Orione V dell'Accademia Aeronautica, che la scuola di volo di Galatina ha brevettato. I quattro ufficiali hanno ricevuto il simbolo del pilota militare, l'Aquila Turrita, al termine di un complesso ed intenso periodo addestrativo. La cerimonia di graduation segna il termine della fase 3 e rappresenta il momento più significativo del percorso che porta un allievo a trasformarsi in un pilota militare operativo. I quattro piloti presto voleranno sui velivoli Eurofighter e Tornado, ma non prima di ultimare, sempre a Galatina, anche la fase 4 denominata Lead into Fighter Training con il T-346A, l'addestratore di ultima generazione. Per oggi è tutto, Video News termina qui. Se volete guardare tutti i nostri servizi lo potete fare iscrivendovi al nostro canale YouTube.